Salve amici miei, oggi andiamo a fare un canovaccio molto bello, molto carino per la nostra cucina. Qua ho il pizzo, un pezzo di stoffa, un canovaccio e un po' di mollettone, che dopo vedete com'è che andiamo a prendere proprio una parte piccolina. Qua il forbici, le spillette e le ciapine e poi il metro. Ci serve per misurare le nostre stoffe. Iniziamo a parte, andiamo a fare un piccolo modellino, diciamo. Prendiamo un foglio di 20x30, poi andiamo a abbassarci di 10 cm di due lati, poi andiamo a raccoglierli al centro con un punto da fare una freccia proprio. Come vedete con me un triangolo, poi vado a prendere la misura sulle stoffe e li taglio uguale. Qua prendo una striscia di stoffa di 50 x 20 cm e anche questa li mettiamo a parte. E qua il canovaccio che io l'ho aperto di cucitura e l'ho stirato, poi andiamo ad attaccare la nostra stoffa, quella 50x20 cm, e andiamo a dare un colpo di macchina. È molto carino, molto facile, lo possiamo fare come regalo, lo possiamo fare delle quantità, poi li vendiamo, lo possiamo usare nella nostra cucina. È veramente molto carini. Ecco, adesso l'ho attaccato col pezzo di 50x20 cm, potete fare anche meno di 20, io lo voglio la frangetta più larghetta, un po'. Adesso lo vado a stirare e lo vado a dare un colpo di macchina. Vado a spillare con le spille, così viene facile il lavoro. O metto le ciappine che sono più comodi. Andiamo a cucire intorno. E qua di dietro voglio coprire la cucitura dopo con questo pizzo sottile e molto carino che mi piace veramente. Le diamo anche il canovaccio che non costa tanto, lo possiamo renderlo carino e bello. Con un po' di ritocchi diventa veramente un pezzo carino e molto bello. Andiamo a cucire e poi dopo torniamo. Adesso lo attacchiamo anche il pizzo. Ecco, adesso andiamo a dividere il mollettone perché voglio una parte molto molto sottile e quindi vado a prendere proprio la misura della freccetta che abbiamo fatto e vado a mettere diritto contro diritto, così come vedete con me. E di sopra metto il mollettone. Vado a mettere anche le spille. E vado sotto macchina. Vado a cucire intorno. Lascio una parte aperta, così e basta. Ecco, e adesso dopo andiamo a togliere proprio le spille e poi andiamo a, vedete con me, adesso lo vado proprio a girare.
Ed eccolo qua. Adesso lo vado proprio a dare un colpo di macchina intorno. Se non lo volete fare subito, lo potete fare anche all'ultimo. Qua ho piegato il canovaccio e adesso vi faccio vedere come devo mettere il canovaccio dentro la freccetta che abbiamo preparato. Guardate. O faccio le pieghe, poi inserisco dentro, poi vado in sottomacchina, se no prendo il canovaccio, vado a fare un punto largo e poi da tutte e due le estremità vado a tirare finché si arriccia e poi li inserisco nella freccia che abbiamo fatto, abbiamo preparato, poi vado sotto la macchina, li spillo, poi vado sotto la macchina e la vado a cucire. Ecco. Vedete, ho fatto anche, ho coperto anche la cucitura con il pizzo di dietro. Adesso vado a prendere la misura dove posso mettere il bottone, perché lì vado a fare un'asola nell'angolo, così per metterlo nel manico del forno. E alla fine ho scelto la bianca perché si sta più bene, diciamo. Ecco, adesso prendo la misura e le vado a cucire. Io ho scelto qua il filo bordeaux perché richiama la stoffa e con il nostro canovaccio carino, molto bello e molto elegante. Veramente bello. Adesso andiamo a fare la prova nel forno. Eccoci qua, veramente carino, molto bello, elegante e sarebbe un bellissimo regalo per una carissima amica. Perché no? E fin qua ragazzi, io ho finito il video. Se vi piace, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale, condividete il video con i vostri parenti, i vostri amici e al prossimo video con un altro suggerimento. E mi raccomando ragazzi, commentate, commentate, scrivetemi se vi piace questo contenuto o no. E un grande abbraccio a tutte le mie amiche che mi lasciano un commento e a tutti voi. Ciao e alla prossima!